distribuzione di Gauss. La curva di Gauss è detta gaussiana o curva normale. Si tratta di una curva a campana che presenta un massimo attorno alla media dei valori misurati. La larghezza è misurata dalla deviazione standard che rappresenta la misura della dispersione dei valori attorno alla media. Il 68% delle letture cade nell'intervallo centrato intorno alla media. Gli estremi, la media più o meno sigma, il 95% cade nell'intervallo centrato sulla media, di estremi, la media più o meno 2 sigma. Il 99,7% delle letture cade nell'intervallo centrato sulla media, di estremi, la media più o meno 3 sigma. Se facciamo variare sigma, varierà la larghezza della campana. Quanto più grande è sigma, tanto più grande sarà la larghezza della campana. Siccome sigma è legato alla dispersione, quanto più la curva è appuntita, diciamo, tanto meno c'è dispersione. Variando la media possiamo centrarla nell'origine. La curva normale è di percentili normali. I percentili sono rappresentati usando la curva normale. La curva normale è divisa nel seguente modo. Al massimo, nel centro, corrisponde una media sigma della distribuzione che rappresenta graficamente nella figura. Il grafico è diviso in tre parti uguali simmetriche alla media. La media meno sigma, la media meno 2 sigma e la media meno 3 sigma. Questa a sinistra a destra sigma più la media più 2 sigma, la media più 3 sigma. Come abbiamo già detto, lo scarto quadratico medio misura la dispersione di dati intorno alla media, rappresenta un percentile fisso.